speriamo che il seggio centrale li proclami sindaco, dopodiché chiederò con grande amicizia e cortesia al Presidente di velocizzare per quanto possibile le operazioni di verifica in modo tale che il Consiglio possa essere messo in condizione di operare subito. Questo è un preannuncio della Giunta che formeremo e immagino che abbiate dato uno sguardo ai nomi. C'è una presenza di tre assessori della vecchia amministrazione, la vostra che ricoprirà anche la carica di vice sindaco, così come era per il passato, anche un segnale alle donne, Nino Savastano per le politiche sociali, Mimmo De Maio per gli aspetti relativi all'urbanistica e alla viabilità, mobilità e mobilità. Ci sono tre donne, Eva Vossa, che come ho detto prima ricoprirà il ruolo di assessore alla pubblica istruzione, Gaetana Falcone, a cui abbiamo dato una delega piena e simbolica nello stesso tempo per le pari opportunità, e una giovane ragazza, Maria Rita Giordano, a cui abbiamo dato una delega importante, le politiche giovanili, l'innovazione e le nuove tecnologie. Quindi tre volti di donna, pienamente impegnate, e poi ci sono delle new entry, c'è Angelo Caramanno, per quanto riguarda l'ambiente e lo sport, abbiamo ridato la delega allo sport, una delega tutto tondo, piena. E poi c'è il suo team manager, l'assessore al bilancio Roberto De Luca. L'assessore al bilancio e alle finanze e anche agli aspetti relativi, va oltre diciamo un po' lo sviluppo, Roberto De Luca, che io ho dimenticato. Dario Loffredo al al commercio. Quindi diciamo che è un mix fra conferme e nuovi ingressi, soprattutto si vanno a confermare gli asset principali, sono le linee guida di questa amministrazione che sono l'urbanistica e le politiche sociali. Naturalmente, certo. E anche, voglio dire, sono, alla fine sono delle, è la persistenza di un progetto, come lei diceva, che stiamo portando avanti con grande determinazione, ma anche la pubblica istruzione, con la delega piena Cesina e della Rossa, e comunque uno stare nella Gune con una chiara determinazione per quanto riguarda l'istruzione, per quanto riguarda le scuole, insomma, è una cosa che, alla quale noi naturalmente teniamo molto. Sindaco, diciamo che il principio è stato quello dei più votati, dando però comunque spazio e rappresentanza a tutte quelle che erano le componenti di questa coalizione che l'ha sostenuta. Sì, non meccanicisticamente, come ho detto in più tornate, non meccanicisticamente, però diciamo c'è naturalmente il riscontro di presenze elettorali notevoli, vuol dire che la cittadinanza si riconosce nei consiglieri che ha votato fortemente, quindi naturalmente credo che siano da considerare assolutamente rappresentativi. In più ci siamo riservati queste libertà assolutamente, a mio giudizio, indispensabili di un esperto alle politiche di bilancio come Roberto De Luca e queste giovani nuove emergenze come questa ragazza, questa Maria Rita Giordano, che farà appunto, come dicevo, le nuove tecnologie, che oltre alle altre, gli altri carichi. Un assessorato nuovo, quello delle politiche giovanili e dell'innovazione, che non c'era prima. Tecnologica, innovazione e nuove tecnologie. Su questo noi punteremo molto. Io nel corso di tutta la campagna elettorale ho sostenuto che c'è la necessità di immaginare meccanismi innovativi e scarsamente frequentati in Italia, e noi qui tenteremo di fare un ulteriore salto in avanti anche su questi aspetti. Ci saranno anche altre deleghe, si parla tutto un po' quello, di qualche mal di pancia tipo Mimmo Ventura, comunque Manno Guerra sarà. Io ora ho immaginato questa ipotesi di giunta che proporrò, tecnicamente potrebbe essere operativa fra mezz'ora, però diciamo ci sono le procedure tecnico-amministrative che vanno tutte quante spedite, e naturalmente io spero che lo si possa fare in termini assolutamente rapidi. Lei diceva, scusa? Ventura. Ah no, non mi risulta. Ci saranno delle esterne, insomma, no? Io mi sono riservato, tutto quanto non è esplicitamente citato nel documento che vi è stato consegnato, e sono mie prerogative. È chiaro che poi nel corso della consigliatura vedremo anche un po' se ci sono carichi di lavoro troppo grandi per me, tenterò di fare un ragionamento maggiormente all'interno
Non c'è nell'elenco, però lo abbiamo ascoltato, Alessandro Ferrara sarà il Presidente del Consiglio. Sì, noi lo proporremo come Presidente del Consiglio. Credo che sarà votato, insomma. Con questa maggioranza sarà un po' difficile.